Allora, per chi non lo sapesse, sono Cesare Rasini, attore e doppiatore dal 1982. Ho cominciato come tutti facendo teatro, poi vabbè, sono entrato in Rai, ho avuto esperienze radiofoniche, cinematografiche, televisive, eccetera. Ho lavorato con grandissimi attori, menzioniamo Aldo Giuffrè, Paola Pitagora, Montesano, Verdone, Roberto Erlizca. E appunto dopo queste esperienze ho deciso che la cosa che più mi interessava è il doppiaggio. Un po' per convenienza, perché odio imparare il copione a memoria, quindi in teatro per me era un dramma. Però il doppiaggio comunque mi affascinava perché mettere la propria voce su un personaggio che può essere grasso, magro, alto, basso, nero, giallo, rosso, è una cosa che mi colpiva, mi piaceva. E così sono approdato al doppiaggio e questo faccio ormai da tanti anni. Personaggi importanti che ho doppiato, beh, uno dei più grandi è ovviamente Danny DeVito. E poi ce ne sono tanti altri, America, Elliot Gould, e poi vabbè, sono famoso perché sono la voce di Rekaio nei Dragon Ball, rimarrò famoso per quello, vabbè, pazienza, però comunque, o perché faccio il papà di Nobita nei Doraemon, adesso anzi c'è la nuova serie, e quindi insomma faccio questo mestiere, mi diverto, continuo con discreti risultati, ecco. Dal 1985 insegno dizione. L'importanza, secondo me, della dizione non è tanto il fatto di. Perché poi tutti mi dicono: ah, ma poi esco che parlo tutto così col birignè. Dico: no, sì, è vero, i primi tempi è un po' così. Però ricordatevi sempre che al primo impatto, quando apri bocca, parte un biglietto da visita. Quindi questo vuol dire l'importanza di parlare e dire le cose in un dato modo. Se io ti dico, amore, dal primo momento che ti ho visto, oh, come mi sono innamorato di te, sarà bellissimo. Ma se lo dici amore, dal primo momento che ti ho vista mi sono innamorato di te, ha tutto un altro effetto. Provate con la vostra ragazza o col vostro ragazzo. Chi vuole avere informazioni, vedere le foto dei personaggi che ho doppiato, il mio curriculum e sapere qualcosa di più sui corsi di dizione, gli consiglio di digitare www.torinoidea.it. Torino Idea. Più la conosci, più la vivi. www.torinoidea.it.